quale presidente del distretto turistico. Che cosa ti aspetta lei da questa iniziativa? Ma io da questa iniziativa mi aspetto tantissimo per la nostra città. È un sogno che in questo momento per me si è avverato, perché riuscire a portare avanti questo discorso del distretto turistico, che potrà veramente dare una svolta secondo me alla nostra città, è quello che io sempre ho auspicato. Poi abbiamo avuto la fortuna, grazie all'amministrazione, soprattutto grazie all'amministrazione comunale di Aversa, che ha perimetrato il territorio con la delibera della giunta regionale e con la successiva delibera del ministro Franceschini, il ministro del turismo, siamo riusciti ad avere questo decreto del distretto turistico. Quindi ora rientriamo in quella, la nostra città e tutto il territorio del distretto rientrerà in quello che potrà essere un futuro completamente diverso. Sindaco, quindi quello che diceva il presidente del distretto turistico, noi potremo sperare di vedere finalmente Aversa nei circuiti turistici nazionali? Assolutamente sì, perché vedi Antonio, allora intanto facciamo parte di uno dei 24 distretti, già ci sono 24 distretti turistici a livello regionale e quindi noi ne facciamo parte, già questo è un grosso successo. Ma io ho sentito parlare di sogno, è la stessa cosa che avevo detto prima. Veramente è un sogno che si avvera perché dalla sinergia di questo distretto turistico con tutto il mondo imprenditoriale, il mondo sociale, economico, ambientale, turistico e via discorrendo, possiamo dare energia a questo territorio. Noi speriamo tantissimo nel riscatto del territorio aversano e assieme ad altri comuni limitrofi abbiamo provveduto a mettere in essere questa iniziativa. Siamo contentissimi di ciò che è successo, siamo contentissimi degli appoggi e degli avalli che abbiamo ricevuto e dalla politica nazionale e dalla politica regionale. Quindi siamo soddisfatti, però adesso dobbiamo concretizzare quella che è questa opportunità straordinaria per il territorio di Aversa, quindi non possiamo fallire, dobbiamo effettivamente dare sviluppo nell'immediato, da subito, a quelle che sono le risorse, a quelle che può essere il riscatto del nostro territorio. Grazie. Che lei sa che diciamo che fino ad oggi Aversa, pur avendo tante cose da mostrare, non ha avuto una vera e propria, diciamo, vita turistica, un afflusso turistico non c'è mai stato, tranne quello interno o dell'Interland, grazie alle organizzazioni locali tipo Aversa il Tesoro Sepolto, per esempio. Ecco, lei pensa che questa cosa possa cambiare? Anche qui la risposta è affermativa. È affermativa perché Aversa punta molto sul turismo, ma non sul turismo mordi e fuggi, ma su un turismo che possa scoprire le ricchezze del patrimonio artistico, storico, architettonico, enogastronomico e chi più ne ha più ne metta per quanto riguarda la città di Aversa. Questo deve essere affiancato da infrastrutture, da strutture capaci di ospitare queste persone, e con questo distretto turistico noi pensiamo di risolvere anche queste problematiche. Problematiche, ripeto, sono condivise e dalla parte politica ma anche dal mondo imprenditoriale. Per la prima volta ci stiamo interessando del mondo imprenditoriale in maniera concreta, quindi volgendo a loro particolare attenzione per semplificare tutte quelle che sono le procedure amministrative, come dicevo prima, con benefici anche economici, con benefici per quanto riguarda noi del sociale. Sono questi, e questo l'augurio che faccio a questo distretto turistico. Sono convinto che possiamo avere un grande successo. Io fido nell'immediato di poter dare atto, di poter dare concretezza con atti immediati a quelli che sono tutti quanti gli sviluppi del territorio. È giusto, perché così è. Come vicepresidente della Camera di Commercio della provincia di Caserta, che cosa ti aspetta da questa iniziativa questa ammissione di Aversa nel distretto turistico nazionale, fondamentalmente? No, beh, diciamo fondamentalmente che un distretto turistico è la cosa bella che ha, che mette insieme a 6 comuni, per cui già c'è un raggruppamento politico con unico obiettivo. L'obiettivo è poter portare risparmio nelle casse dei commercianti, di chi fa impresa, di chi fa turismo. Allora,
Milano. Ecco, su queste sei comuni, che sono pari a 10.000-11.000 attività commerciali, beh, si creano i presupposti per poter rilanciare l'economia, perché con tutte queste agevolazioni che ci sono, per cui è una cosa importante. Quindi praticamente i commercianti che intenderanno partecipare otterranno delle agevolazioni di tipo fiscale, economico, prestiti? Sì, fiscale, burocratico, iniziativa. Ecco, una filiera di agevolazione significa poter fare anche incentivare di più quelle che sono attività produttive che svolge il turismo. Noi che veniamo da una cultura tradizionale, non solo il monumento più bello del mondo, ma se vediamo questi sei comuni, ogni comune ha un attrattore principale, dai prodotti non gastronomici a quelle che sono chiaramente le realtà, Avezzo città delle 100 chiese, insomma, che è storica, per cui ecco un progetto mirato su davvero far ripartire l'economia. Quindi lei pensa che praticamente col distretto turistico si possa, diciamo, sopperire alla carenza che è stata fino ad oggi, che in parte è stata in qualche modo superata da associazioni locali che hanno fatto turismo? Io mi auguro, io sono fiducioso, come sempre, e anche ottimista, per cui io penso che questa è un'opportunità bella. Poi chiaramente c'è il concetto del fare. Oggi stiamo dicendo alcune cose, da domani bisogna iniziare a fare. Ecco, il lavoro che bisogna fare, fare sistema e fare squadra, sicuramente porterà, perché abbiamo delle risorse di bellezza in questo nostro territorio che non vanno sottovalutate, non vanno nemmeno sminuite per nessun paese d'Italia. Ecco, con questa concretezza, con questo ottimismo e con questa positività, io penso che potrebbe davvero, insomma, l'impresa, ecco, prospettare un momento meglio, un momento di ricchezza economica, un momento in cui si può fare lavoro, si fa occupazione e quant'altro. Oggi a Raversa si realizza un sogno, come diceva il presidente Spezzaferri, che attualmente rappresenta il presidente del distretto turistico relativo ad Aversa, dove confluiscono sei comuni. Per l'assessore al turismo, che cosa significa questo? Ci sarà finalmente turismo ad Aversa, che non sia soltanto quello degli aversani che seguono qualche associazione privata tipo Aversa il tesoro sepolto, per vedere quelle che sono le cosiddette bellezze nascoste? Allora, ciao Antonio, grazie innanzitutto della domanda. Questa opportunità è stata colta immediatamente dalla giunta di Enrico De Cristoforo. Vero è che noi siamo il comune capofila di questo distretto turistico. Su input appunto dell'assessore al turismo è stata deliberata in giunta l'adesione al distretto turistico, che in poche settimane, anzi quasi un mese, diciamo, ha avuto il riconoscimento prima da parte dell'assessorato regionale al turismo e in secondo momento il tanto atteso e ottenuto decreto da parte del Ministero. Quindi il distretto turistico è una realtà, vero è che stamattina è una conferenza stampa nella quale appunto comunicheremo tutto ciò che è stato fatto e che è avvenuto nelle scorse settimane. E il distretto turistico sarà una grandissima opportunità per il nostro territorio e per tutti i territori limitrofi, perché non dimentichiamo che al distretto hanno aderito i comuni dell'Interland Aversano, il comune di Carinaro, il comune di Parete e tanti altri che vedono qui stamattina la partecipazione dei sindaci. Questo distretto turistico darà un'opportunità soprattutto commerciale, infatti uno dei partner è appunto l'Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord, perché ci saranno delle zone stile la ZFU, la zona franca urbana, che riguarda appunto delle agevolazioni alle imprese che operano nel settore appunto del turismo in quelle determinate zone. Le stesse agevolazioni che furono fatte con la ZFU allorché nella giunta alla quale partecipavo prima con il sindaco Ceramella fu approvata appunto la zona franca urbana. Benissimo, quindi tornando a questo distretto turistico, al di là, come dicevo, di incentivare il turismo, incentiveremo anche le imprese che operano nel settore del turismo. E in senso lato anche gli stessi come dire, la somministrazione anche appunto del cibo e delle bevande, non solo quelle delle agenzie di viaggio.
Ovviamente sarà a noi poi attrarre quanti più turisti nella nostra bellissima città e nel nostro fantastico agro. E questo, come dire, la punta di diamante sarà sicuramente la casa di Cimarosa, perché il turismo musicale, quello legato al nostro concittadino, Domenico Cimarosa, è un turismo che muove da tutte le parti del mondo persone a venire a visitare Aversa e quello che appunto è stata la città natia di Domenico Cimarosa. Quando è che si aprirà la casa Domenico Cimarosa? La casa Cimarosa è praticamente pronta, abbiamo anche portato le suppellettili, il pianoforte, è tutto pronto. Manca un'autorizzazione da parte del Genio Civile, al quale quotidianamente stiamo mandando gli input per velocizzare il tutto, affinché possa darci l'ok all'apertura anche di un vano che dalla casa Cimarosa faccia accedere per l'esattezza su piazza Principe Amedeo, in modo tale da fare un tutt'uno con il teatro Cimarosa. Quindi mancano veramente questioni di settimane. Io credo che per marzo apriremo sicuramente. Nel contempo sta procedendo rapidamente e con grande successo. Stasera c'è un altro evento, quello che è appunto il POC, il finanziato dalla Regione Campania, e il Cimarosa torna a casa. Un presidente dell'Ordine dei Commercialisti della provincia di Caserta è uno dei partner di questa iniziativa. Segnalavano che è uno dei partner più importanti. Perché? Diciamo il nostro ordine è importante perché oggi non esiste un'azienda, non esiste una famiglia, non esiste una casa dove non sia presente un dottore commercialista. Una volta ci si affidava all'avvocato di famiglia, oggi questa figura è stata sostituita dal commercialista che svolge una funzione di consulenza per tante cose in azienda e quindi diciamo gli sviluppi delle aziende, gli sviluppi dell'imprenditoria passano tutte un po' per le mani dei dottori commercialisti. Quindi coinvolgere l'ordine in questa iniziativa significa dare all'iniziativa una grande risonanza, dare all'iniziativa una grande importanza, perché quando i clienti vengono da noi e ci pongono particolari problematiche, noi ovviamente come partner del distretto abbiamo tutto l'interesse ed il piacere di contribuire allo sviluppo del distretto turistico. Questo evento è importante per la città di Aversa e ovviamente per l'agro. Si aprono oggi in maniera ufficiale i lavori del neonato distretto turistico che oggi si presenta alla stampa e alla cittadinanza. Sicuramente la nascita del distretto turistico è un punto di arrivo ed è un traguardo, ma al contempo è anche un punto di inizio. Un inizio, un percorso che deve essere fatto con il percorso con responsabilità e competenza. E il distretto, la nascita del distretto, la volontà di creare questo distretto è certamente la riprova che l'interazione tra economia, storia, cultura, arte e tradizioni a tutto tondo è possibile e può attivare un circolo virtuoso che può far del bene a tutti. E presenti oggi i vari attori che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto e parleranno ovviamente con interventi, speriamo brevi, perché data l'ora è necessario essere alquanto sintetici. E apre dal benvenuto praticamente un po' l'anima di questo progetto l'ingegnere Giovanni Spezzaferri, presidente di Aversa Normanna Campania Felix. Seguiranno i saluti, il benvenuto del padrone, il benvenuto del padrone di casa, del sindaco, e poi abbiamo l'elenco di tutti gli oratori che diremo di volta in volta. A voi.